Sapete quali sono i migliori ristoranti a Roma secondo TripAdvisor a febbraio 2023? Tu lo sai? No. Vieni con me che te lo faccio scoprire. Ma prima? Lascerai. Esatto. Se tu vai su TripAdvisor e vai su ristoranti, a parte il primo che è sponsorizzato sempre, c'è una lista da 1 a 10. Mila. Di tutti i ristoranti migliori di questo periodo. Ed è una cosa interessante, fai conto che qualche anno fa, come primo ristorante, c'era Tonarello. Qualche altra volta c'è stato anche Alibaba, è stato anche tra i migliori ristoranti di Roma. E in questo momento, o sia da fortunata, questa sede qui è la prima di TripAdvisor a Roma. La sede a Campo dei Fiori. Ok. Si parla dei ristoranti romani, ristoranti migliori, è comparso pure Emanuele. Questa resteria da fortunata, io li ho chiamati, mi hanno detto tranquillo, non c'è stata tanta gente. Quella è la fila. Allora, no, in realtà quella lì non è quella con più recensioni, cioè non è la numero uno, è una delle tre sedi che sta qui a Campo dei Fiori, ma dovremmo andare all'altra sede, là in fondo, e dovrebbe starci vero fila, spero. Certo, e poi è domenica a Campo dei Fiori. Un'idea che... Questa la fila, questa la fila. Ok, ci ha detto 20 minuti di fila. Ma io c'ho una domanda. Ma scusa, perché uno dovrebbe passare la fila là in fondo, quasi lì, e sta un'ora e mezza di fila, mentre qui io stavo 20 minuti? Ed è la stessa cosa? Secondo me non cambia gli ingredienti. È un bug del sistema. L'ho messo un po' tardi, ma sono 10 minuti che aspettiamo ormai. Vabbè, dai, sono stati puntuali. 20 minuti. Reaction in diretta al menù. Siete fortunati, a Roma dal 1921. Se l'avete detto qui non potete mangiare. Se potete mangiare dovete aspettare, perché la roba nostra è fatta a mano e gli intrugli non li famo. Siamo romani, vabbè, qui c'è tutta la storia. Allora, antipasto. Vabbè, non c'ho tanta fame. Anzi, sapete come paghiamo? Con i soldi della nuova promo di Buddybank. Momento sponsor. Vi faccio una domanda, ma se vi dicessi che potete avere 180 euro, mi vuoi? Ti do 180 euro se vuoi. Allora, non ti do fisicamente in mano io. Vi dico, cioè, è troppo semplice. Ormai sapete che il mio conto personale è Buddybank, il conto corrente Smart by Unicredit, il conto che utilizzo per tutte le mie spese personali, ormai da 5 anni a questa parte. Comunque, se aprite un nuovo conto entro il 30 di marzo e utilizzate all'apertura il codice FOIS30, dopodiché, se spendete tramite Buddybank 10 euro, vi potete spendere qualsiasi cosa, gelato, un cuscino, un kebab, quello che volete, potete spenderlo sia con la carta fisica ma anche con Google Pay e Apple Pay. Dopodiché vi verranno dati 30 euro direttamente di bonus, così senza fare niente vi verranno dati 30 euro di bonus sul conto. Non è finita, perché poi vi verrà dato un codice amico, come il mio FOIS30. Dopodiché potrete invitare i tuoi amici in Buddybank e arrivare fino a 180 euro di bonus direttamente per te. È troppo facile per non farlo, vi lascio il link con tutte le informazioni in descrizione. E ora torniamo indietro al Giovanni che sta per mangiare da Osteria Fortunata, che ci si aspetta un bel pranzo. Non voglio fare spoiler, ma sarà un bel pranzo. Probabilmente prenderemo un antipastino, qualcosa, lo vediamo un attimo, perché vedo supplì, dovrebbe essere interessante. Allora, pasta fatta in casa. Ah, vedi proprio come fanno la pasta? I secondi manco troppo, dai, in confronto alla pasta costa uguale. Ora ci dividiamo tutto il menù, o almeno una gran parte, perché siamo venuti apposta in quattro per riuscire a mangiare il più possibile. Una cosa che io odio di tanti posti qua al centro romani è che tutte queste osterie romane non hanno la coratella. Questo sì. Cioè, qual è la coratella? Cos'è la coratella? Come, cos'è la coratella? Anghidella, polmone, fegato, milza, tutto quanto tritato, fatto con i carciofi. Hai capito cos'è la coratella? Un'altra volta. No, io. Sa mangiamo, sa mangiamo. È difficile trovare l'osteria qua al centro di Roma. Osteria da fortunata. Comunque, il fatto che ti fanno la pasta lì davanti, le signore, è bellissimo. Oliva alla scolane e i supplì, da provare. Vabbè. Al telefono. Sufficiente. Io gli darei un 6. Mi rivedi quanto costano queste olive scolari? Non lo so, vediamolo se sono buone qua. Muro. È molto più buono del supplì. Io sono stato a scuola a mangiare olive alla scolane. No, questo è olivone. È una buona olive. Buono, antipasto. Ma sono passati 20 minuti abbondanti dall'antipasto e ancora non ci hanno portato i primi. Andare qua, una matriciana. Che bella. Bella faccia, ma guarda qua la cacio e pepe, bella ragazzi, che bella faccia, ma guarda qua la carbonara, che bella faccia, bellina ragazzi, mi piace. Partiamo dalla cacio e pepe, dopo tanti anni di aver mangiato carbonara, la mia preferita in assoluto è la matriciana.
8,5. Ma a me la cipria piace perché è formaggiosa, momento carbonara. Leo, che ne pensi? Non so se è la migliore, ma è una delle migliori che c'è qui. Buona, vero? Sì, la cipria è molto più buona, è un 6,5-7. Da un lato apprezzo un sacco la pasta spessa, quindi la senti proprio mentre la mastichi, ti accompagna bene un sapore forte con la carbonara. Dall'altro un po' troppo. La carbonara la preferisco in formati di pasta dove si entra, dove... Rigatone. Sì. Ecco, che io a caso ho sempre rigatone. Ma poi Manuel, dove hai detto, è più banana mia o questa? Questa. Con la matriciana, vai. Questa ragazzi è quella che mi ispira di più. Sì, infatti c'è una bella faccia. Madonna, che faccia. Ma la carbonara è buona, ma la pasta per... Cioè, è buona la pasta. Oh, è buona la pasta. Ok, sono troppo di parte. È troppo più buona la matriciana. È buonissima. Com'è la buona? Buona, però sente troppo la pasta. Cioè, perché è buonissima la pasta, anche proprio la pasta è buona. Però copre tutto il resto. C'ha un bellissimo aspetto. A primo impatto la carbonara c'ha il guanciale che è troppo sottile. A me piace quello più sugnoso. Bravo, bravo, così si fa. Ogni tanto qualcuno lo dice. Ragazzi, poi non è facile farla buona. Questa è un sacco buona. Com'è la matriciana? Buona. Anche leggermente piccante. È meglio questa o la cacio e pepe? Il formaggio mi colpisce, quindi... Per lui la cacio e pepe, te? Se c'era solo quella, che cazzo le sai te? E te? La carbonara mi da un 7, era molto meglio la cacio e pepe. Ora proviamo la matriciana, che secondo me mi supera. Comunque confermo, per ora per me è matriciana. Cazzo, comunque la cacio e pepe... Che ne pensi della tua carbonara? Penso che il discorso fatto sulla pasta è bene. Canto è buona, fatta in casa. Poi la carbonara rega poco. È buona però la pasta proprio. Solo che, giustamente, questa è facile da fare a casa. Rigatoni, falli un po'. Secondo me questa gli manca qualcosa. È molto più buona, 8,5, però manca una valangata di pecorino. Ne butterei mezzo chilo questo. Ma te che ne sai che sei svedese? Sì. Anche la svedese si mangia la buona matriciana. Si è finita la cacio e pepe intanto. Zitto, si è finita la cacio e pepe. Se devo dire la mia, la carbonara... Non è il mio gusto. Il guanciale è buono, gli ingredienti sono buoni, la pasta è buona, ma nell'insieme secondo me non legano perfettamente. Invece con la cacio e pepe legano molto meglio. Mentre lì è perfetto. Cioè mancherà veramente un po' di pecorino. Più romanità ci vuole. Più romanità, no? Un po' più di pecorino ci sta, però secondo me ci sta quella. Un sacco sunta. Posso fare l'alternativo? Posso dire 1, 2, 3. Cioè qual è il primo? Cacio e pepe, carbonara questa. Quindi la cacio e pepe ha vinto per tutti, tranne che per me. Cioè, solo per me la matriciana è meglio. Che posso dire pure, si nota da quanta matriciana è arrivata Emanuele. Secondo me questa ha vinto, secondo loro, la cacio e pepe. De gustibus. Comunque, dopo che abbiamo mangiato, posso fare una piccola, onesta recensione. Posizione, ok. Ci sta, sia al centro di Campo dei Fiori, nel cuore di Roma. Ci sta il fatto che è molto buona per essere qui. Vi posso assicurare che se mai in qualche altro ristorante non è così. Costa 17 euro. È tanto per la pasta? Sì, se è a Campo dei Fiori, ok. Ma è abbondante. Cioè, non è così poca. Però secondo me ci sta, perché è fatta in casa. Cioè, è fatta a mano. Stai a Campo dei Fiori. A che ora siamo arrivati qua? Fammi vedere una cosa. Sì, certo, fammi vedere una cosa. No. Allora, intanto eravamo in fila 1 ora e 40 fa circa. Abbiamo mangiato solo il primo. Ecco perché c'è fila. Anche il fatto che la gente si siede, se ne va prima di noi, perché la gente non ordina antipasto per il secondo qua. Ordina il primo o il secondo. Cioè la gente, il famoso sto posto, va alla carbonara. Perché costa 17 euro. Esatto. Uno viene, si mangia una cosetta e se ne va. Ecco perché magari noi ci stiamo a mettere un po' di più. Ma te che stai guardando? No. Ho capito che c'è mancanza, però manca a far così. Quella è? Coradella. I carciofi. Coradella con i carciofi. Madonna, se c'è l'aspetto brutto. Coda da vaccinare, guardate quante. È un piatto gigante questo. Questo costa come un primo 40 grosso. Petto di vitello, vai. Che buono. Assaggio, avete pazienza. Ora è buono. Porca vacca, se sono buoni. È quel gusto che voglio adesso. Sa proprio di quello che mi piace adesso. Devo dire tutto insieme? Sì, sì, tutto insieme, vai, tutto in bocca. Ti stupirà. È buono. Poi è buona, cazzo. Io proverei. Dico della vaccinara. Come cazzo si mangia? 9, 8 e mezzo. Ma questa per me è tipo la svolta della giornata. Petto di vitello. Petto di vitello. Aspetta che arriva il pane. È un po' difficile da masticare, però è buono. Da un 7. Un 7? Momento della quenta. 4. Secondo te, ristoratore, quanto abbiamo speso? 120. Quanto? 120. Quasi. Vabbè, voi lo sapete. Sì. 135. Servizio nella testa, i supplì 3 euro l'uno. 8 marci. Oliva scolana 4 euro. 2 oliva scolana 4 euro. 2 oliva scolana 4 euro. Vabbè, poi 17 euro a primo. Cotaccia 17 euro, 19 euro. Il petto con la tela 18 euro. Ecco che 0, 4 euro l'uno. 135 euro. A Campi dei Fiori diviso 4? Sono 35. Quasi 35.
quasi 35 euro a testa. Senza vino, senza però, dolce. Però, ti posso dire una cosa, con quello che abbiamo mangiato. Io sono bello pieno. Io sono bello pieno. Pure te? Ci sta. Sì, siamo pieni. Io sono contento del nostro pranzo. Guarda. Pienamente soddisfatto del pranzo. Non era una trappola per turisti. Vi posso dire che ho mangiato di meglio a tantissime altre osterie romane, ma comunque la cultura romana c'è. Anche i camerieri. Secondo me va bene. Non è una trappola per turisti. Roma, quel posto magico dove all'improvviso ti vedi passare mille persone sui pattini. Con questo sfondo su Altare della Patria, se lasciate 30.000 mi piace, un millino di commenti, se volete, se non volete non fa niente, vi porterò gli altri ristoranti migliori su TripAdvisor a Roma, Milano, Napoli, comunque dove viaggiamo, cerchiamo di fare i video un po' in tutta Italia. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, osteria da fortunata, io la approvo. A te è piaciuta? Decisamente molto. Approvata? Approvatissimo. Prima di chiudere il video però, oltre a iscrivervi, che è gratis, vi lascio a Giovanni che deve dirvi una cosa importante. E se prima avete skippato la parte in cui vi dicevo che vi davano 180 euro di bonus, vi spiego, cioè, perché avete skippata? Perché hai fatto? Perché non hai ascoltato? Se aprite un conto Bandibank entro il 30 marzo 2023 e utilizzate nell'apertura il codice FOIS30 e spendete 10 euro come volete, caffè, gelato, cuscini, kebab, pizza, come vi pare, vi daranno un bonus da 30 euro direttamente sul conto, poi vi daranno un vostro codice con il quale invitare i vostri amici per ricevere bonus fino a 180 euro. Tutto troppo semplice e c'è il link in descrizione che vi spiega tutto. Andate a dare un'occhiata. Che non ci mettete niente, è facile, troppo facile per non farlo. Comunque spero ovviamente che il video vi sia piaciuto, anche perché quando si fanno i video a Roma sono sempre più felice e nel prossimo periodo ci tornerò molto più spesso, vedrete, ciao ragazzi.